Concludiamo il discorso riguardante fili, masse, pulegge, con massa non trascurabile. Vi invito a guardare i due video precedenti, quelli riguardanti la macchina di Arnold, nei quali abbiamo visto, abbiamo risposto alle domande classiche che vengono fatte per quel tipo di configurazione, ma ci può essere anche quest'altro tipo di configurazione o un altro, questo abbiamo già visto in altri problemi, nella dinamica del punto e nel capitolo dell'energia, ma attenzione che qui c'è in più il fatto che abbiamo un sistema di masse, un sistema di costituito da tre blocchetti di masse. Vi dico subito che i valori non ve li do, ma M1 è la massa maggiore, quindi M1, non so, 12 kg, 8 kg, 4 kg. Quindi il sistema si muove in questo verso, come nel caso, come nell'esempio che abbiamo visto della macchina di Argo, quindi verso orario, e quindi già possiamo dire che nel momento in cui andiamo a studiare le forze metteremo gli assi in questo modo, asse tangenziale è diretto in questo modo, no? E quindi in questo caso, attenzione, abbiamo anche, ripeto, non ho parlato di questo testo, un sistema costituito da tre blocchetti di masse collegati tra di loro mediante dei fili inestensibili e che passano per due pulegge, senza i ragazzi, mi raccomando, pulegge, non pulegge, due pulegge aventi stesso raggio, potrebbero anche darcene due di raggio differente, una più piccola e una più grande, e di massa rispettivamente M1 grande e M2 grande. Vi dico subito che M1 è un po' più piccolo di M2 come peso, come massa. Di massa non trascurabile. Ci chiedono l'accelerazione con cui si muove il gruppo, l'accelerazione del sistema, e volendo anche le quattro tensioni dei fili. Dunque il problema è molto analogo a quello che abbiamo visto nel caso della macchina di Arnold. Ci potrebbe essere un'altra possibilità, quella con un piano inclinato, l'abbiamo visto, ripeto, nei capitoli riguardanti la dinamica del punto e l'energia, ma cominciamo in questi casi come al solito. Dunque, i dati chi sono? I dati sono M1, M2 piccolo, M3 piccolo, M1 grande, M2 grande, ci danno R, ovviamente il raggio delle due pulegge che sono gli stessi, e poi nient'altro. Ovviamente dobbiamo ricordarci che il momento di inerzia per dopo di una puleggia calcolato rispetto all'asse di rotazione che passa, vedete, in questo caso per il cardine, per il punto fisso attorno a cui ruota la prima e la seconda puleggia, è un mezzo mr al quadrato, ricordiamocelo. Bene, studiamo le forze. Vi ricordo che allo studio delle forze, quindi l'applicazione del secondo principio della dinamica proiettato lungo quest'asse qui, in verticale diretto così, quest'asse così, quest'asse così, dovremmo aggiungerci le due equazioni cardinali. Abbiamo visto anche, ripeto, nella trattazione della macchina di Arnold. Come studiare le forze? Su ciascuna massa comincerei col ramo di destra. Quindi ecco la nostra puleggia, questo lo chiamiamo C1, il cardine attorno a cui ruota la puleggia di massa M1 grande di raggio R, ecco qui, qua c'è il filo, e poi questo è il nostro blocchetto di massa maggiore, M1. Allora, abbiamo la forza peso P1, tensione T1, attenzione però per il terzo principio c'è anche T1 qua, quindi attenzione, attenzione, no? E poi, occhio che... Vabbè, diciamo che qui, fino a qui, studiamo, diciamo, le forze sulla massa M1. Poi, per quanto riguarda le due ruote, le due pulegge, le vediamo dopo. Ovviamente qua, lo rifacciamo anche dopo, la velocità angolare con cui gira questa puleggia di massa M1 grande di raggio R è verso orario. Ma poi, ripeto, questa seconda parte, diciamo, la possiamo studiare, questa la possiamo cancellare, perché comunque la studiamo quando esaminiamo le due ruote, no? E applicheremo la seconda, in particolare la seconda equazione cardinale. Dunque andiamo a scrivere qui tutte le equazioni scalari proiettate lungo l'asse Y, orientato così verso il basso, e quindi P1 lo chiamiamo M1G direttamente, andiamo meno T1 uguale M1 per A. Occhio che ce ne sono 4, quindi questa qui, per esempio, di sinistra la indicheremo come T2' per non confonderla con T2. Passiamo adesso a quel ramo lì, sono 1, 2, 3, 4, quindi attenzione, ci chiedono infatti non a caso le quattro tensioni. Dunque qua abbiamo la massa M2, eccola qua, e qui poi chiaramente abbiamo la solita puleggia M2, abbiamo
Non ve l'ho detto, ma mi sembrava evidente, la massa M2 è libera di scivolare, ci dicono, su un piano liscio. Quindi qui, su questo piano sul quale è appoggiato il blocchetto di massa M2, è assolutamente liscio, quindi privo di attrito, non ci sono attriti. Un altro problema, magari l'esame potrebbero darlo, non cambierebbe assolutamente nulla, non cambierebbe qualcosa, non cambierebbe nulla, cambierebbe tutto, però insomma, non credo che vi possa spaventare questo fatto, voi che siete ormai dei decani, avete fatto fisica 1 almeno 44 volte, quindi una battuta, chiaramente, non vi offendete. Allora, P2, sì, ci sarebbe la reazione RN2 che è bilanciata, ma non la mettiamo perché qui, essendo il piano liscio su cui è appoggiato il blocchetto di massa M2, l'attrito non c'è, non ci interessa, quindi l'asse verticale. Ma in realtà neanche P2, beh, qui diciamo che abbiamo sicuramente, qua abbiamo T con 2, no? E attenzione poi che c'è anche l'altra parte che è questa, e qui abbiamo invece, possiamo indicarla così, T con 2 primo, poi ovviamente avremo T con 2 primo per il terzo principio, diretto così, ma non è quello, è il caso che riguarderà la ruota 1 e la ruota 2, no? Quindi qui cosa scriveremo? Scriveremo che, avendo scelto l'asse tangenziale, o X, potete chiamarlo come volete, T con 2 meno T con 2 primo, T con 2 meno T con 2 primo è pari a M2 per A. Vedete che la tensione, questa l'ho chiamata T con 2 primo, chiaramente, no? Per non confonderla con quest'altra. Andiamo infine su quel ramo di sinistra, dove c'è la massa, il blocchetto di massa che pesa di meno di tutti, e poi passiamo alle ruote. Abbiamo questa, ecco qua, M3. No? Qui abbiamo sempre T3, T3 così, sempre per il terzo principio, e poi abbiamo P3. Quindi abbiamo che stavolta meno M con 3G, più T3 uguale M con 3 per A. Vedete che però qui abbiamo il solito problema del numero di equazioni e numero di incognite, come abbiamo visto nel video della macchina di Hartz, perché abbiamo un'incognita che è l'accelerazione, poi abbiamo la bellezza di 1, 2, 3 qua, e qui abbiamo ragazzi, cari ragazzi, abbiamo la bellezza di 5 incognite, 4 tensioni, ci servono 5 equazioni, ne abbiamo solamente 3. Le altre due saranno le equazioni dei momenti, saranno la seconda equazione cardinale, le due equazioni cardinali, le due seconde equazioni cardinali, io le chiamo in questo modo, ci consentiranno di aggiungere equazioni e quindi di andare a determinarci le nostre incognite. Cominciamo da M1, ecco la nostra bella ruota, la nostra puleggia, ecco il centro, C con 1, ecco qua, dunque, qui come detto abbiamo T con 1 e qui abbiamo T con 2. Dunque, facciamo un attimo, la rotazione avviene in questo verso, in quanto, no? Anche qui sappiamo che per la seconda equazione cardinale, ripeto la prima, ci sarebbe poi, qui ci sarebbe anche, la faccio qui, dunque l'elezione del cardine R con C1 sarebbe così. Allora, qua abbiamo R con C1, l'elezione del cardine, qua abbiamo la forza peso P con C1, interamente concentrata sul cardine, che in questo caso C con 1 è il baricentro del nostro sistema rigido, e poi ci sono le due tensioni. Dunque, noi sappiamo che la totalità dei momenti delle forze esterne in forma scalare, perché parliamo di momento calcolato rispetto all'asse passante per il cardine, per il baricentro, è pari a, lo sappiamo, la derivata del momento della quantità di moto rispetto al tempo assiale, che però possiamo scrivere come il prodotto del momento di inerzia, che in questo caso sarà il momento di inerzia della nostra puleggia, per alfa, accelerazione angolare, o anche la derivata di omega rispetto al tempo. Dunque, e questo discorso lo facciamo sia qua che per l'altra. Questa è M1, ma anche per M2, dove abbiamo qua T3. Qui T2' l'abbiamo chiamata, questo è C con 2, qua ci sarà la reazione del cardine, la reazione del cardine che dovremmo scrivere, RC, dovremmo scrivere sostanzialmente che, cosa dobbiamo scrivere? Dobbiamo scrivere che RC1 è uguale a, in questo caso, P
PC1 più T1 più T2, perché altrimenti questa pula giocerebbe qua, così come RC2 dovrebbe essere uguale a P con C2 meno T3, scusa, RC con 2 è pari a T3 più T2 primo più PC2, no? Devono essere bilanciati, ci deve essere equilibrio, altrimenti le due ruote cadono, no? E questa è l'azione del vincolo che regge queste due pulegge. Il problema qual è qua? Allora, io considero, dunque, consideriamo, attenzione, consideriamo, come detto, dunque, anche qui, intanto, trattasi di equazioni scalari, consideriamo un attimo, come al solito, riferiamoci a questa e poi questo discorso può essere fatto per la seconda puleggia di massa M con 2. Consideriamo questo punto di contatto, cioè il punto di contatto tra la fune, tra la corda, è la puleggia nel quale abbiamo visto che c'è la condizione di sincronismo, cioè le velocità di fune e della ruota di puleggia coincidono. Quindi la velocità di P della puleggia è pari alla velocità di F del filo della fune. Io vi ricordo che in generale la velocità della puleggia è omega, dunque dovremmo ovviamente calcolare la velocità della ruota e il prodotto vettoriale tra la velocità angolare e il raggio. Dunque il raggio è sempre questo, è sempre R. Allora, scalarmente è omega di t r, però da un punto di vista del prodotto vettoriale, no? Se ci mettiamo, guardate, se la rotazione avviene in questo modo, guardate, occhio, regola della mano destra, non potrò mai farlo questo, regola della mano destra, vedete che il verso, la direzione è così, entrante nel piano della lavagna. Vedete? Potremmo anche applicare la regola delle tre dita, no? Dove vedete, vediamo se ci riesco. Vedete che in questo caso però sarebbe entrante, quindi dovremmo indicarla in verso entrante. Ma ad ogni modo, il modulo è omega t per r, no? Ovviamente sarebbe il seno di 90 gradi, ci sarebbe l'angolo 90 gradi, quindi omega t per r, ma noi sappiamo anche che la derivata della velocità della fune, che è in questo caso rispetto al tempo, è l'accelerazione. E quindi possiamo scrivere che se vale questa, la derivata della velocità del filo rispetto al tempo, che è uguale alla derivata della velocità della puleggia rispetto al tempo, è anche uguale a che cosa? È uguale ad A, ma è anche uguale alla derivata di omega rispetto al tempo per R, perché facendo questa derivata R è una costante, no? E quindi in questo modo, al posto di d omega su dt, otteniamo A diviso R, quindi qua ci scriviamo, l'avete capito, ormai è una cosa che abbiamo visto anche, guardate anche più, ne ho parlato anche più nel dettaglio nel video precedente, questo è A su R. Dov'è, ripeto, il raggio. Dov'è il raggio della puleggia di una e dell'altra. Stesso dire, dunque, un attimo adesso. Questo poi lo conosciamo. Dunque, vediamo, dunque, stesso discorso vale per questo, attenzione, quindi per uno e per l'altro. Però dobbiamo riferirci al membro di sinistra, no? Quindi cancello qua. Il membro di sinistra è la somma dei momenti. Il momento è forza per braccio, però ci sono dei momenti che non esistono, quando non si annullano, perché abbiamo visto come i momenti sono solamente di T1 e T2, e qua di T3 e T2', perché il momento relativo alla forza peso, vedete, qui non c'è braccio, e non c'è braccio, e ovviamente non c'è braccio nemmeno per quanto riguarda la reazione del vincolo di C1 e C2, perché comunque vedete che entrambe le due forze, reazioni e peso, passano per il centro di massa, per il vincolo, cioè per il baricentro per il quale passa il nostro asse di rotazione. E quindi abbiamo che, attenzione adesso, noi abbiamo scelto verso orario, che è questo, positivo, per convenzione. T1 va così, quindi sta facendo un verso, quindi abbiamo un T1, forza per braccio, il braccio è R, no? Vedete? È questo il braccio. Occhio che però T2 sta andando nell'altro verso, quindi meno
T2R uguale 1 mezzo. Questo è M1, M1 R quadro per A su R. Allora, qui R e R se ne vanno, però se divido, se questo lo scrivo come T con 1 meno T con 2 per R e divido per R entrambi i membri, ottengo 1 mezzo, qua ottengo 1 mezzo, M con 1 R per A. Se divido per R, R se ne vanno. E quindi, in definitiva, la quarta equazione diventa che T con 1 meno T con 2 è uguale al momento di inerzia. Dunque, il momento di inerzia abbiamo già scritto. Abbiamo semplificato, viene 1 mezzo M con 1 per A. Non ci sono dubbi su questo, no? Non solo, ma stesso discorso si può ripetere per questa ruota qua, per questa seconda puleggia di massa M con 2. Perché? Di nuovo, guardiamo un attimo il verso delle tensioni. Questa procede in verso antiorario, quindi meno, forza per braccio, T con 3 per R. Questa più T con 2' per R. Questa invece è in verso orario. Gli altri momenti del peso, P con C2 e C2, abbiamo detto, sono nulli. È uguale a 1 mezzo M2 R per A, per il quale dobbiamo scrivere A su R, R quadro su R diventa R, e poi raccogliendo R a fattore comune se ne va R. Così otteniamo che T2' meno T3, T2' meno T con 3 è uguale a 1 mezzo M2 per A. E adesso abbiamo terminato. Perché? Perché adesso si fa, opera una somma tra di loro di tutte le equazioni. Quindi ricordate questa casistica qua dei fili con le puleggie di massa non trascurabile. Sì, abbiamo visto nella macchina di Hartmann che in questo caso qua. Sommando, vedete, meno t con 1 se ne va con questo, meno t con 2' se ne va con il suo opposto che è t con 2', eccolo. T con 2 se ne va con meno t con 2, t con 3 se ne va con meno t con 3. Cosa rimane? Rimane m1g meno m3g e basta. È uguale a, attenzione, M1 sarebbe M1A più M2A più M3A più un mezzo M1A grande più un mezzo M2 grande A. Quindi raccogliendo a fattore comune A, per esempio, otteniamo M1 più M2 più M3 più M1 grande mezzi più M2 grande mezzi, tutto per A. E così in simbolico rispondiamo alla domanda del problemino. Secondo cui A, quindi, chi è? È un'espressione che abbiamo già visto. Se calcoliamo G a fattore comune, vedete, otteniamo che A è il rapporto tra M1, abbiamo M1 meno M3, no? Diviso proprio, sul termine minore di 1, da cui prova che l'accelerazione di caduta, no? È un'accelerazione inferiore rispetto all'accelerazione di gravità. Così deve essere, no? M1 più M2 più M3. Io vi ricordo che M1 mezzi e M2 mezzi potevano anche essere scritti in termini di momento di inerzia, ma se avessimo scritto comunque il momento di inerzia, dal punto di vista delle dimensioni fisiche, venivano sempre dimensioni di 1 kg. Tutto questo per G. Chiaramente adesso il gioco è fatto, perché se andassimo a calcolare le tensioni, beh, basterebbe semplicemente sostituire. Quindi qui, per esempio, vedete, da qui si ottiene che T con 1 è pari a M1 per G meno A. Da qui quindi è fatto, quindi per esempio T con 1, quindi questo chi è? Sarà M con 1 che moltiplica G meno G che moltiplica questo, quindi M1 meno M3 diviso questa somma che non riscrivo, quindi raccogliendo G avremo un M1G, no? Qui si va a fare un minimo comune multiplo, quindi otterremo un, guardate, M1 G, mettiamolo qua, M con 1 G, e lì andremo a scrivere M1 più M2 più M3 più M1 grande mezzi più M2 grande mezzi più M1 meno M3, no? Diviso il solito, vedete che se ne vanno M3 meno M3, se è un 2M1 si ottiene qui quindi un T con 1, per esempio, scrivo solamente T con 1, si ottiene un 2, ottiene M1G,
che moltiplica un 2m con 1 più m con 2 più un mezzo m1 grande più un mezzo m2 grande diviso la somma fra m1 più m2 più m3 più m1 mezzi più m2 mezzi. No? Qua ci scriviamo g e qui volendo si può moltiplicare per m1, eh? Quindi volendo si può mettere qua g e quindi scrivere in definitiva un 2m1 quadro più m1 m2 più m1 piccolo m1 grande mezzi più m1 piccolo m2 grande mezzi, e questo è tico 1, e poi di seguito si trovano le altre, quindi si trova per esempio che t con 3 sono 4, no? È un passaggio più algebrico che altro, vedete, lo scrivo qua solamente l'espressione t con 3, vedete in questo caso chi è t con 3? Beh, t con 3 è un m3, questa volta per g più a, e questa volta si va a sostituire no? Posso dire, si va a mettere questo, e poi ci sono le t con 2, t con 2 primo, quindi per esempio si trova che t con 2 primo, che prenderei da questa, chi è t con 2 primo? T con 2 primo è un t con 3 più un mezzo m2 grande per a, ovviamente t con 2 primo, quindi si trova che vale un m3 per a più g più un mezzo m2 grande, massa della puleggia, quella lì in alto a sinistra, per A che è questo qua. No? Stesso dicasi per T con 2, che sarà poi T con 2, lo possiamo ad esempio ricavare da qua. Chi è T con 2? Beh, T con 2 è T con 1 meno un mezzo m1 grande A, e cioè è uguale a T con 1, che è quella roba lì, meno un mezzo m1 per A, che è quella roba lì. Però hanno ovviamente dei valori in newton, ma è un problema analogo a quello che si è visto in due video fa, un video precedente, poi abbiamo continuato a parlare della macchina di Hardware, abbiamo visto anche cosa si fa per il abbiamo visto come si fa a calcolare, non so, la velocità di impatto al suolo, il tempo con cui impatta, abbiamo visto che si possono considerare sia le considerazioni di tipo cinematico, ma anche le considerazioni energetiche, se ci chiedessero, qua ci chiedessero solamente la velocità di impatto al suolo. Saluto.